Enel potrebbe essere benissimo il DC, ma non mi sembra. Sono manovre da fare. Eccolo. Matteo. Cerchi di infilarti, se faccio passare i colleghi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sfrutto l'occasione, dato che ultimamente mi capita spesso di guidarlo, per portarvi sul canale questo sempre Irisbus Iveco modello Evadisacca prima serie. I modelli successivi al 2016 nascono su base Crossway, per cui grosso modo possiamo dire già di conoscerli un po', o perlomeno di conoscere il modello da cui derivano. Questo invece, andiamo di prendere la strada giusta, devo fare un trasferimento a vuoto ovviamente, altrimenti non sarei qui a raccontarvi le cose. Ecco, là abbiamo puntato il cruise per non superare il limite. E dicevo, questo modello invece
è un 2010 ed è un derivato dei modelli interurbani di linea di fascia alta o turismo di fascia media di Iveco Renault degli anni 80 e 90. Dicevamo 2010, chilometri ne ha 630.000, poiché nella nostra flotta ne abbiamo esattamente solo 3 di questi, che venivano usati per lo più per fare appunto la linea lunga di Trieste-San Candido. A me è capitato di farla la scorsa estate, un giorno solo in coppia con Adriano. L'altro autista si è fatto la parte Trieste-Udine-Tolmezzo, partito di buona mattina. Io invece sono salito a Tolmezzo e mi sono fatto la tratta Tolmezzo-Sappada e poi su, non mi ricordo neanche i nomi di tutti i paesini, per arrivare fino a San Candido in Trentino Alto Adige. Solitamente su quella linea il secondo autista si occupa di biglietti, di valigie, poi si arriva su, si fa 3 ore di pausa e si riparte per tornare giù per fare la linea inversa. Ovviamente sempre io la guida nella parte alta, quindi in discesa da San Candido fino a Tolmezzo, dove passa il secondo autista e porta a conclusione la linea fino a Trieste. Perché 2 autisti? Perché è una linea lunghissima che, al contrario della maggior parte di quelle che abbiamo, supera i 50 km, dunque richiede l'utilizzo della scheda, l'utilizzo del cronotachigrafo e ovviamente 2 autisti per poter stare dentro con le ore di guida. Il dettaglio di che linea faceva questa corriera è importante, non è per nulla secondario, poiché immagino avrete già notato che ha il cambio manuale con la frizione. È un 6 rapporti ZF, comando a cavo, un cambiaccio si può dire? In realtà no, è bello robusto, è funzionale, però è veramente lento. Neanche da mettere con quello pneumatico montato sul nostro De Simon da 15 metri, dove le marce veramente entrano con un dito. Se ci fate caso, parto comunque in prima e non in seconda, poiché mi sembrano abbastanza lunghe le prime marce. Non voglio sforzare particolarmente la frizione partendo in seconda, sia a vuoto sia a carico. Il motore ce la farebbe benissimo, però mi sembra inutile andare a sollecitare più del dovuto la frizione quando si può partire benissimo con la prima, che è anche abbastanza lunga. Il cambio manuale serviva per fare la tratta di montagna, per l'appunto, quello è il suo habitat naturale, si mette la seconda, si mettono la seconda o la terza e si affrontano i tornanti con una singola marcia, dove invece magari il cambio automatico salta su e giù di continuo, viene parecchio sollecitato, diventa meno confortevole per i passeggeri, e non ha freno motore, quindi inquadrando un Evadis, inquadrando il cambio manuale nell'ottica della tratta che faceva, trova il suo perché, anche se usandolo in città c'è da impazzire. Davvero, entrando a Udine e facendo le linee qua nei dintorni, preferisco il cambio automatico tutta la vita, altrimenti con questo sei sempre con la frizione giù e il cambio in mano. Diventa inutilmente stancante e toglie anche un po' di concentrazione alla guida, perché oggettivamente non dover pensare alle marce, avere 2 mani sul volante, cioè dover pensare solamente a frenare e ad accelerare, dà una guida più rilassata, permette di fare molti più chilometri con minor sforzo e per l'uso in pianura o in città lo trovo assolutamente migliore. Tra gli altri pro di questo cambio, che vi avevo già mostrato in una live, ci sono assolutamente i consumi. Già gli Iveco col motore Cursor 9, Cursor 10 fanno ottimi consumi col cambio automatico, al di là che sia Voito ZF. Questo col cambio manuale migliora ancora i consumi di carburante.
in pianura, andando in pianura come sto facendo adesso, senza farci troppa attenzione, senza stare a guardare la zona verde del contagiri, semplicemente cambiando marcia a orecchio al momento opportuno, si riescono a far benissimo i 3,8, i 4, i 4,5, i 5 andando con calma addirittura con un litro, che sono veramente consumi eccezionali per un mezzo di queste dimensioni, con questo motore che è il solito, ma guarda là le frecce tricolori, ci sono le frecce in allenamento, si vede che sto passando per Rivolto e dintorni. Sto andando vuoto a Codroipo, avete visto un pezzo della linea che porta giù gli studenti a Talmasson, se avete visto un pezzo del Bistrè. Faccio un trasferimento dritto dritto a Codroipo, dove tra un'ora riparto con un'altra linea. Dicevo, il motore è il classico Cursor 9, mi pare, 2010 doveva essere Cursor 9, 7800 cc, 280 kW di potenza, il solito motore Iveco, insomma. Per cosa lo riconosciamo questo Eva di Sacca? Tac, facciamolo cantare, sì. Allora, esteticamente rispetto agli Harway ha una linea più filante, un profilo più arrotondato, ha i quattro fari tondi sul frontale che poi vi faccio vedere da fermo dall'esterno. All'interno ha qualche posto a sedere in meno, poiché ne ha 56, ha una seduta rialzata, a sedili più comodi, più imbottiti, in modo da andare a centrare l'obiettivo per cui nasce, ovvero il comfort sulle lunghe tratte, al di là che siano linea o turismo. Viene assemblato tra Francia e Repubblica Ceca. Un'altra caratteristica ad hoc per le lunghe tratte sono le bagagliere più grandi rispetto a quelle dell'Harway, più capienti, non ricordo i litri esatti, ma avendo anche la seduta rialzata guadagna parecchio. Altri due dettagli importanti sulle lunghe tratte sono il fatto di poter montare la pedana disabili, anche se questo non è dotato, e aggiungerei anche il frigorifero sulla plancia anteriore, che fa sempre comodo anche solo per infilarsi delle bottigliette di acqua. Serbatoio è il classico Iveco, 310 litri di capienza, sufficiente per fare anche appunto la linea lunga di cui vi parlavo prima, ma a maggior ragione essendo utilizzato su linee lunghe va comunque fatto il pieno ogni giorno, nonostante garantisca più di 1000 km di autonomia, perché se facciamo i conti 310 litri per 3-3,5 a seconda poi che si faccia montagna, città, extraurbano, autostrada, insomma, in fin dei conti abbiamo 1000 km di autonomia con un pieno. Ma noi stasera, quando rientriamo in deposito, ci togliamo il pensiero e lasciamo il pieno per chi la prende domani, a prescindere dalla linea che farà. E considerando che io oggi ci ho fatto pochi chilometri e sono quasi a metà serbatoio, direi che ieri qualcuno in deposito non ha fatto i compiti e non ha fatto il pieno. Vabbè, dai, finché si utilizza qua nei dintorni non c'è problema, volendo si potrebbe fare anche più giorni, ma noi che siamo bravi rispettiamo le disposizioni aziendali, arriviamo la sera in deposito, lo riempiamo fino all'orlo, controlliamo velocemente i liquidi e poi mettiamo il mezzo a nanna. Ecco, una cosa che non mi piace di questo mezzo
e in particolare di questa frizione. Eccolo là. È la posizione del pedale. Io solitamente guido in una posizione molto avanzata, sto molto più a ridosso del volante e purtroppo per riuscire a schiacciare agevolmente il pedale della frizione e senza alzare il piede, tenendo il tallone puntato per avere la misura di quanto lo sto schiacciando, su questa devo guidare in una posizione più arretrata rispetto al mio solito, spesso staccare il busto dallo schienale per riuscire a girare completamente il volante. Ergonomia sicuramente migliorabile. Vi mostro un po' di dettagli. Allora, eccolo qua il pedale incriminato che mi costringe la guida un po' più distante. Vediamo, così riesco a premerlo agevolmente con il tacco puntato. Se invece avanzo, se tengo la mia solita posizione di guida, mi trovo col piede così, mi trovo a non avere la sensibilità giusta sulla frizione. Sempre tacco giù e si sente perfettamente il pedale. Diciamo, qualità complessiva leggermente più alta dei soliti Vecco, come si può vedere. A conferma del fatto che si rivolga ad una fascia di turismo media o di linea medio-alta, molto ben tenuto. I tasti sono i soliti, vabbè, quelli porte non si può fare granché. Il pomello cambio anche, non soffre particolarmente l'usura, vabbè sì, la tela ovvio che dopo 11 anni di servizio si spacchi, mi sembra abbastanza scontato. Soliti comandi Vecco, solito Thermo King, solito AVM, tra 37 minuti devo ripartire. Questo è il comando del webasto, qua lo posiziono qua sotto, tac, e parte il riscaldamento, che spero di non dover usare più per quest'anno, perché siamo a maggio. Non sarebbe male se fosse novembre, ma per essere maggio aspettavo già qualche grado in più e qualcosa di meglio a livello meteo, anche se oggi è venuto fuori il sole. Qua l'entrata è bella spaziosa anche sull'anteriore, anche se adesso non la usiamo. A terra si può vedere una certa usura dovuta alla tratta che faceva, dove comunque sale tanta gente con valigie e scarponi. Anche qua, guardate, è un po' usurato poiché ci sbattono borse, valigie, scarponi. Come vi dicevo, sedili un po' più comodi, reclinabili, col poggiabraccio, cappelliera anche molto spaziosa per ancora più valigie, qualche sponsor là in fondo, piazza giardini a Codroipo. Adesso vi mostro il dettaglio sulla linea arrotondata e sinuosa con cui riconosce gli Evadis. E qua eccole là. Ecco qua la vista laterale di tre quarti, dove si notano le bagagliere più grandi e la seduta rialzata. Anche per oggi da Liveco Evadis e da Piazza Giardini a Codroipo è tutto. Ci facciamo ancora un giro in linea e vi do appuntamento al prossimo video, aspettando lo speciale per i 5.000 iscritti e aspettando ovviamente l'attesissimo Harway, su cui però voglio fare un video davvero completo e a cui sto dedicando un po' più tempo del solito. Ciao!